Grazie, mi ringrazio di essere intervenuti alla presentazione della seconda conferenza internazionale sull'ambiente. È una cosa importante per noi, è importante per il contenuto, è importante per i temi che si vogliono affrontare là. È importante in questo momento nel quale uno dice ma magari sarà l'ultima cosa importante che fate. Insomma, le province sono in discussione come ente di territorio, ente intermedio che si occupa dello sviluppo. Noi dentro questa discussione insomma, proviamo ad affrontare davvero quelli che sono i temi di area vasta, in questo caso anche di area vastissima, perché i problemi della sostenibilità non interessano davvero solo il nostro territorio ma tutto il pianeta, ma dentro questo tema che interessa al pianeta anche il nostro territorio vuole fare la propria parte. Insomma, questo è un po' il concetto che abbiamo sperimentato l'anno scorso, che abbiamo affermato. Siamo diventati una provincia protagonista a livello europeo lo scorso anno e nazionale rispetto al fatto dei sindaci. Siamo consegnati una provincia modello che è riuscita con un'azione di raccordo a stimolare, fare sì che tutti i comuni del nostro territorio siglassero il patto, e siamo diventati riferimento per altri territori del paese. L'Europa lo scorso anno, attraverso il referente del patto dei sindaci, Pedro Balestrero, ci ha chiesto di diventare ambasciatori di questo tema anche nei paesi della riva sud del Mediterraneo. Tutte le amministrazioni che l'anno scorso erano in Palmaria, 19 province hanno siglato il patto, molte comunità extra italiane si sono impegnate a farlo siglando un documento impegnativo che poi hanno tradotto successivamente in delibere. Anche quest'anno Palmaria diventa il luogo nel quale si sottoscrive un documento che si chiama Dichiarazione Palmaria 2, che a differenza di quell'anno è un invito al Consiglio d'Europa, all'Unione Europea, a fare in modo che il patto dei sindaci si estenda per competenza, quindi con protagonisti le comunità locali, come dice, insomma, essendo un patto che parte dal basso, che estende la competenza anche al tema dei rifiuti e dell'acqua, quindi non solo riduzione di emissioni di energia, aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche quantitativi precisi di tutela dell'acqua, smaltimento dei rifiuti, recupero di materie, cioè rendere le comunità protagoniste in termini misurabili. Questa è l'estensione di questo tema. È un momento nel quale facciamo uno step in più seminari rispetto al tema dei patti e dei sindaci, con una serie di incontri, di approfondimento con molti dei soggetti insomma, che si occupano di questo tema a livello nazionale, tutti gli interlocutori, tutti coloro che possono dal mondo insomma, del lavoro, della ricerca, della scienza, della pubblica amministrazione, dare contributi per mettere a fuoco e far decollare davvero il sistema, cioè del patto dei sindaci, non solo come obiettivi di carattere politico, ma come volano per l'economia. Provare a mettere a sistema tutti i soggetti che possono finanziare operazioni di trasformazione e di efficientamento del sistema energetico che va dalla pubblica amministrazione, dalla rete di pubblica illuminazione all'efficientamento degli edifici, una serie di altre misure. Il secondo tema importante che viene affrontato, che è nuovo rispetto a quello dello scorso anno, è il tema perché ha visto il territorio insomma, devastato nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, insomma, dal rinnovarsi di eventi particolarmente gravi dal punto di vista atmosferico, quindi abbiamo avuto il riconoscimento di stato di calamità tre volte negli ultimi due anni e mezzo, e quindi abbiamo avuto l'occasione di convocare qua, di avere qua il successore di Bertolaso, che è il prefetto Gabriele, che è stato prefetto dell'Aquila, fra l'altro, durante la vicenda, poi ha sostituito Bertolaso al Dipartimento di Protezione, e lui con lui si farà un incontro con le province, con i territori, con i comuni, per comprendere davvero come possiamo attrezzarci dal basso, con quali strumenti e più che altro quale politica intende mettere in campo nuova il governo per fare davvero prevenzione, perché si dice manca la prevenzione. La prevenzione non si fa a prescindere da finanziamenti, da un piano nazionale che mette lì risorse per farla davvero. E quindi questi sono questi due convegni significativi si sono naturalmente sono concentrati nella giornata di venerdì mattina, perché avendo dovuto modificare un po' il programma a seguito, come sapete, della vicenda
della messa in discussione delle province, quindi alcuni eventi del giovedì sono stati spostati, perché giovedì naturalmente io vado a Roma con tutti gli altri presidenti a manifestare a Palazzo Chigi contro il provvedimento, insomma il disegno legge del Consiglio dei Ministri che prevede la cancellazione delle province, la sostituzione con un ente intermedio che dipenderà dalle regioni e che ogni regione deciderà come organizzarlo. E quindi questa cosa ha prodotto insomma una modifica, una riorganizzazione del programma. Dentro l'evento sono coinvolte in modo significativo le scuole, perché questo evento è finanziato con due progetti che l'UPI, Ministero delle Politiche Giovanili, finanzia. Quello dello scorso anno che si chiamava Ambiente Futuro e quest'anno si chiama Io Cambio. Sono due bandi ministeriale ai quale abbiamo partecipato come provincia della Spezia, ci sono stati finanziati e che coinvolgono la scuola. Tutte le mattine ci saranno almeno 100 ragazzi selezionati dalle scuole partecipanti, con i quali si fa un percorso di formazione, di educazione, un percorso didattico all'interno della fortezza che è per l'occasione allestita. C'è un momento di cerimonia di inaugurazione che si svolgerà mercoledì pomeriggio con l'apertura di una mostra fotografica e quindi il momento di saluto, però l'attività in palmaria inizierà già il mercoledì mattina. Durante questo pezzo di settimana significativo ci sono escursioni sull'isola, gruppi organizzati, sia con le scuole perché appunto sono momenti conclusivi dell'attività presentata nel progetto Ambiente Futuro finanziato dal Ministero lo scorso anno. Quest'anno termina il progetto precedente e iniziano l'attività del progetto finanziato quest'anno. Cerchiamo di mettere a sistema risorse. Fra i partner naturalmente del progetto c'è una cosa condivisa con UPI, l'Unione Province Italiane, sarà presente il Presidente delle Province Castiglione e Arco Latino, che è l'associazione delle province italiane, francesi e spagnole che fanno parte dell'Arco Latino, siamo quasi 70 amministrazioni, sono enti di terzo livello, che sarà presente naturalmente col presidente francese. Quindi c'è il riconoscimento insomma, rispetto a questo evento che l'anno scorso ha ottenuto uno spazio, molte delle attività saranno seguite da naturalmente c'è una parte di intervento viene ripresa da Sky, trasmesso in diretta in un canale Sky, ci sono giornalisti di settore insomma, nazionale che vengono a riprendere l'evento, c'è un'attività importante con i parchi e c'è di nuovo insomma, questa sinergia che si è realizzata col Comune di Porto Venere dall'attività dello scorso anno, ma anche da quando abbiamo deciso insieme le due amministrazioni di diventare protagonisti assieme nella gestione insomma, del patrimonio di quell'isola, perché insieme abbiamo deciso di avvalerci della possibilità data al Ministero di diventare insieme proprietari di quei beni che ci sono, che è possibile prendere in consegna senza pagarli, sulla condizione di presentare progetti di valorizzazione. Fra questi beni naturalmente il primo è la fortezza che abbiamo già recuperato, restaurato in anni precedenti, ne abbiamo già valorizzato, ma c'è un interesse assieme a mettere a sistema questo. Quindi questo convegno è un'occasione nella quale misuriamo ancora una volta le potenzialità di quest'isola, no? Provando a mettere a sistema e risolvere tutte quelle, qualcuno dice, sono difficoltà di collegamento, quindi mettendo sotto pressione un po' tutto il sistema del trasporto e le organizzazioni che ci sono sul territorio. È prevista una partecipazione significativa in ogni giornata, non solo gli studenti al mattino, ma in contemporanea ci sono almeno due o tre convegni, sia al mattino che al pomeriggio, sono tutte le sale, sono impegnate, quindi è un luogo di un grande contenitore di prestigio e di suggestione nel quale noi proviamo ad essere all'altezza, mettendo dentro delle cose di contenuto e non solo di suggestione, perché riteniamo importante questa occasione per noi e per il nostro territorio. Chi verrà naturalmente proveremo a, nelle occasioni insomma, del dopo convegno, cercheremo le occasioni per fargli vedere insomma, le bellezze del nostro territorio che sono, come sappiamo, significative. Ci sarà una parte di che adesso nello specifico ci sono
gli assessori qua con me che sono coinvolti nel convegno, perché ci sono un'altra parte di cui non ho parlato, cioè di conferenze specifiche, c'è cioè una conferenza importante sui parchi e sulle aree protette, qua con Barli, Pistone, insomma, c'è il commissario del Parco Cosentino, c'è il presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosca-Emiliano Giovanelli, che è un po' un referente nazionale del sistema, ci sono un'infinità di altre attività, ci sono dei convegni legati ai progetti transfrontalieri che ci sono stati finanziati, insomma, legati al mondo della nautica, alla sostenibilità, dei quali insomma, si occuperà Antonelli, e Gabriele naturalmente è protagonista con il suo quasi omonimo, insomma, il prefetto Gabrielli nel convegno relativo alla protezione civile. Al vice sindaco Pistone, che è il presidente del parco regionale di Porto Venere. Io penso che il presidente abbia già fatto un itinerario di tutto quello che succederà sulla Palmaria. Noi come partner della provincia in questo grosso progetto siamo soddisfatti, perché si parli di ambiente, si parli di mare e si parli dell'isola Palmaria. L'anno scorso è stato il convegno si è svolto, è filato liscio in pochi giorni e non ci siamo neppure accorti. Probabilmente bisogna essere più aperti verso il territorio che ci guarda dalla terraferma, per farci capire ancora meglio sulle problematiche che ci sono sulle isole. È importantissimo il parco per Porto Venere, ma penso per la provincia, per la Liguria, perché è un'occasione di sviluppo sia dal punto di vista economico che dal punto di vista energetico, per le energie rinnovabili, per i progetti che già sull'isola esistono e andranno avanti. Importantissimo il programma, perché è rivolto allo sport, alla nautica, ma soprattutto ai giovani che parteciperanno, spero come l'anno scorso, numerosi nei giorni in cui si svolgerà il programma, e avremo la possibilità di ascoltare personaggi che dell'ambiente sanno molto di più di noi, perché il loro mestiere è quello. Ma ambiente, mare e territorio è rivolto molto più diciamo specificatamente verso i parchi, verso di noi, perché il parco di Porto Venere è parco terrestre ma anche parco marino, e quindi ovviamente ci sarà una discussione anche sui parchi, che con il Porto Venere è una ulteriore occasione di rapporto con gli altri, specialmente adesso che siamo anche in rete con i parchi della Liguria, con le aree protette della Liguria. Poco da aggiungere rispetto al ruolo dei parchi nel modello di sviluppo durevole e quello che possono rappresentare in questo momento di crisi economica dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista di creazione di nuovi posti di lavoro. Il convegno perché? Perché sicuramente noi abbiamo esaurito un percorso dei parchi come riserva, dei parchi come difesa ambientale, anche come laboratorio, come nuovi modelli di strategia, e dobbiamo elaborare tutti insieme un nuovo modello di parco. Un parco che non è più confine con il territorio, ma che pensa all'area vasta come modello, diciamo, di riferimento, che è stato laboratorio e programma anche un modello di relazioni e di rete. Oggi i parchi rappresentano per noi una rete di modelli economici, una rete da mettere a sistema. Nel nostro territorio poi abbiamo un parco nazionale commissariato, un parco, diciamo, regionale specifico, che è quello poi di Porto Venere Isola, un parco che deve essere nominato quel parco di Monte Marcello. E su questo c'è sicuramente anche la necessità di fare il punto e anche di capire come questi strumenti di governance locale possono rappresentare una sfida per l'area vasta, anche, diciamo, con quello che è oggi l'agenda politica delle province. Sicuramente la relazione con il parco dell'Appennino, con il parco della Puane, un modello di parchi che oggi in Italia è espresso anche per le normative della finanza pubblica, penso al patto di stabilità a cui i parchi non erano soggetti, modello di investimento e anche modello di progettazione. Oggi noi siamo a questo punto qua, quindi il convegno verterà di queste tematiche, le tematiche anche relative ai finanziamenti comunitari. Oggi sappiamo che i parchi rappresentano in Europa qualcosa di differente da paese a paese. Purtroppo devo dire che noi eravamo la
politica più evoluta sui parchi, dove le comunità locali incidevano nella programmazione, oggi invece, vuoi per la finanziaria, vuoi anche per la normativa regionale che diciamo in qualche modo limita il ruolo del consiglio del parco, restringe diciamo, le fasi di partecipazione, può rappresentare anche per noi questa sfida diciamo, un modello diciamo, con cui confrontarci. Credo che ci sia soprattutto da rimettere in discussione i finanziamenti comunitari alle aree parco. Oggi purtroppo si parla di aree rurali e non di aree parco, in cui purtroppo, dico, spesso sono il numero degli abitanti per chilometro quadrato quelli che incidono per la definizione dei contributi su quei territori. In realtà noi abbiamo, sia per quanto riguarda i siti di interesse comunitario, sia per quanto riguarda i parchi italiani, zone antropizzate dove effettivamente il sostegno allo sviluppo rappresenta un modello anche di investimento e non soltanto di contributo. Ecco, queste sono un po' le tematiche che svilupperemo nel convegno. Credo che ci sia la necessità di fare squadra sia a livello nazionale che a livello europeo, proprio perché su quelle aree oggi possiamo investire su un modello di sviluppo differente che sembra, diciamo, a oggi, non voglio essere colui che porta una certezza, ma l'unico in grado di rispondere a una crisi economica e a creare occupazione. Intanto che per la prima volta il prefetto Gabrielli viene alla Spezia in occasione di questo convegno, e quindi sarà un'occasione ottima per poter dimostrare, come abbiamo già fatto in altre circostanze, che a livello di protezione civile la Spezia è un fiore all'occhiello. Dico questo perché, come voi sapete, già da mesi stiamo cercando, lo stiamo facendo credo molto bene con tutti i volontari, e siamo l'unica provincia che lo fa con la protezione civile. Abbiamo circa 35 ragazzi extracomunitari che sono lì al polo di protezione civile, ospitati da noi, dove gli diamo vitto e alloggio solo esclusivamente da parte dei volontari. Non abbiamo nessuna ditta che gestisce questa situazione qua. Quindi io colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, e in questa occasione stiamo preparando un attestato di merito a queste persone, perché vi ripeto, sono tutti volontari, quindi il loro tempo libero lo dedicano agli altri, come è successo in altre occasioni. Purtroppo con la nostra provincia è stata colpita da eventi naturali, come voi sapete abbiamo avuto centinaia direi di frane, quindi i ragazzi sono entusiasti di questo lavoro, e credo che sia è stata una nuova emergenza, fra virgolette, perché di solito le emergenze sono di calamità naturale, come dicevo prima, però questa qui è un'emergenza umanitaria ed è completamente diversa. E credetemi, non è facile trovare delle persone che umanamente riescono a gestire altre persone in questo senso. Sono tutti ragazzi che sono sfortunati, sono venuti qui da noi, come voi sapete, da Lampedusa, ma vengono la maggior parte dalla Libia, e poi sono persone che vengono da ogni parte dell'Africa, diciamo, quindi da tutte le parti. Sono, ripeto, come dicevo prima, sono contento perché la nostra provincia deve puntare molto di più sul oltre che sulla prevenzione, quella che purtroppo facciamo quando accade un evento, sulla prevenzione, come diceva prima il Presidente. Sono d'accordissimo, bisogna puntare tutte le risorse sulla prevenzione, a far sì che non succedano più eventi con problematiche particolari per la popolazione. Quindi credo che sia un'occasione ottima questa conferenza. Grazie. Ma questo della Palmare è un appuntamento che per noi è significativo, prima di tutto perché è il secondo e il primo è andato bene, e poi perché serve anche per fare un po' il punto della situazione sui temi sui quali si lavora, perché spesso si è presi dal fare quotidiano e non si riesce a fare un punto di sintesi. La Palmare è l'occasione per fare questo. L'anno scorso abbiamo parlato di Casa Clima, perché il mercato dell'edilizia era in crisi, lo è tuttora,
e il mondo del lavoro era in crisi e ancora c'è, avevamo cercato di portare le innovazioni di Casa Clima per far capire che forse se in provincia avessimo lavorato con un certo standard e certe qualità saremmo stati un po' più avanti rispetto agli altri e avremmo potuto uscire prima dalla crisi. Quest'anno, non che Casa Clima e quindi l'edilizia passi in secondo piano, però siamo concentrati sulla nautica, perché l'abbiamo visto dal caso Baglietto, ma insomma da tutte le aziende che lavorano nel settore c'è una particolare crisi. Quindi io porterò in Palmaria un focus, una tavola rotonda nella quale si siederanno diversi personaggi e personalità, ci saranno anche i datoriali, ci saranno degli imprenditori, ci saranno i rappresentanti del mondo del lavoro di questo settore che è in difficoltà, per cercare di capire se con questi progetti internazionali che la provincia da sola si porta avanti, che sono tre adesso, Serena, Nautica e Mistral, che sono progetti che vanno a cercare di aiutare tutto quello che è il settore nautico, se veramente possiamo fare qualcosa, se riusciamo a prendere dei mercati esteri, se riusciamo a potenziare quello interno, quel poco che le istituzioni devono fare a favore di questo settore. Quindi la Palmaria si riconferma quest'anno appunto per la nautica, però è importante più che altro per anche ascoltarsi uno con gli altri, non sempre solo noi parlare, ma diventa un momento di confronto e di trasparenza nella quale l'incontro ha la precedenza su tutto.